cold December eve, there's a star in the east, illuminating the fields that lie beneath. Travelers journey from so far away to visit a child in a manger he lay. La collezione delle Madonne Lucane in realtà è una collezione che inizialmente nasce come collezione di alta moda, una collezione che ha sfilato su una passerella e che immediatamente dopo ha preso una sorta di costruzione espositiva. La collezione delle Madonne in realtà è un viaggio che nel mio immaginario racconta un rapporto che esiste tra il territorio e la sacralità, un rapporto così legato a delle figure che mi ritornano nella memoria di bambino, quindi a queste donne che seguono la processione, questo corteo religioso che porta così trionfante le varie statue, le varie statue sacre. Ma soprattutto una sorta di legame sottile che c'è tra il territorio lucano e il culto mariano. Il culto mariano, non per caso, la Madonna di Viggiano, che ho anche rappresentato, non è altro che la patrona della Basilicata. O, visto che siamo a Matera, la Madonna della Bruna, che è la Madonna protettrice di questa città, ma c'è anche la Madonna del Carmine, la Madonna di Avigliano, la Madonna Addolorata, che viene venerata soprattutto nella zona del Vulture, perché lì c'è una sorta di tradizione del rito della passione. È un racconto che ha preso forma leggendo gli scritti e anche vedendo le immagini di De Martino o guardando varie pellicole subito dopo del dopoguerra che raccontavano questo senso di povertà, ma anche questo senso di dignità che le donne e la popolazione lucana aveva nel dopoguerra. Piace citare i Basilischi, il film della Bert Müller, ma anche la stessa La Lupa di La Tuada, che è stata girata in parte in questo palazzo, Palazzo Malvini Malvezzi, dove è stata ospitata questa mostra. Insomma, è un viaggio nella memoria, innanzitutto è un viaggio nella mia memoria, di bambino che veniva portato dai nonni ad assistere a queste processioni religiose. Ma in un certo senso è anche un racconto estremamente contemporaneo, perché oggigiorno c'è una sorta di riscoperta alle tradizioni. Stiamo riscoprendo nuovamente tutto ciò che era passato e lo stiamo rivalorizzando, cercandolo poi fondamentalmente di preservarlo per le nuove generazioni, perché tutto questo non si perda con il tempo.